premio Famiglia Bosina. Ci siamo. Si attende il segnale. Completa l'ingresso blu e cripto. Si va. Partiti. Dall'interno è veloce Redona. All'esterno fa partenza anche Boaco, Stritto, Pappolcer. All'interno non ha trovato un avvio felicissimo, ma si è subito ripreso anche Doc Red. All'esterno fa partenza anche Oak of the Star insieme a Bugsy. Oak of the Star dall'esterno, Bugsy. All'interno Doc Red, parziale violento. Redona che ripiega in quarta posizione, avendo vicino uno dei rivali, ovvero Boaco Stritto. Per linee interne c'è Purple Cherry in giubba nera e cap bianco. Davanti c'è Bugsy insieme a Doc Red, quest'ultimo che è sfilato al comando e prova ad allungare ancora. Al suo inseguimento c'è, come detto, Bugsy, con all'esterno Oco De Star, Redona, poi ancora Boaco Stritto, all'esterno Barlock, all'interno Purple Cherry, di fuori c'è anche Blue Air Crypto. Doc Red in vantaggio. Quando mancano 600 scarsi alla conclusione, affronta la piegata davanti, all'esterno si presentano Oco The Star prima e soprattutto Redona, con quest'ultima che tira fuori la sua frazione. A metà della piegata Doc Red è battuto, Oco The Star che è passato, ma all'esterno c'è Redona, i due che hanno preso vantaggio, la rincorsa anche per Boaco Stritor, ma questi due davanti hanno preso 5 di margine a questo punto, all'ingresso addirittura Oco all'interno, di fuori c'è Redona che è montato, i due che se le stanno dando veramente di santa ragione, a 150 quanto alla conclusione, all'interno Codestare, all'esterno Redona, poi prova a unirsi alla lotta anche Boaco Stritor, a 100 dal palo, Oco De Star in vantaggio, all'esterno c'è anche Pappolcerri che sta volando, Pappolcerri all'esterno, che vola nel finale, su Oco De Star, Boaco Stritor e Redona, vola letteralmente nel finale. Purple Cherry, e c'è lo strillo di tutta la tribuna di Varese per la cavalla di casa, la Beniamina qui, Purple Cherry, al secondo Oco De Star, al terzo Boaco Stritto sulla stremata Redona. Vince la numero 9, Purple Cherry sul palo, ha ragione nettamente di Oco De Star che aveva partita vinta a 100 dal palo. Si ingamba nel finale, travolge letteralmente gli avversari, Giovanni Parri, Purple Cherry, Valeria Toccoini.